Già, stiamo vedendo. Ok. Ciao ragazzi, siamo. E se ne è calato il coso dell'Unilink. Non dimenticate il cameraman. È vero che tu non devi giocare. I sinistri si sono classificati primi nel loro girone. Stiamo brindando ai quarti di finale. Alla Sambuca, è fantastico. E il gol di Ignaz. Vediamo se arriva. Grazie, ti amo. Grazie, è il secondo Shortino di Giulia questo, esatto. No? Era anche più piano dietro le quinte, ragazzi, delle interviste favolose arriveranno. Dopo due shortini siamo qui per la presentazione dei quarti di finale dell'Unileague. Questi ragazzi sono carichissimi, hanno avuto qualche assenza, però la grinta non manca. I Sinisa sono arrivati primi nel loro girone e la Buonaccorsese invece è arrivata seconda. Vedremo come andrà. Buona visione ragazzi e a dopo. Ciao! Vai Marco! Vai Gallino! Vai! Vai Marino!
Continua, continua! Vai, vai! Vuota, no! Ci sono palline spiaggiate qua! È bellissima, questa mi mancava. Ed eccoci qui ragazzi con Antonio e con Nino della Buona Corsesa. Ragazzi, come vi sembra della partita di oggi? Possiamo chiamarla partita perché comunque abbiamo accettato un campo impraticabile, quindi. Vabbè, una partita di pallanuoto. Una partita di pallanuoto e comunque è stata una gran bella partita, giocata bene entrambe le squadre. Anche se nel primo tempo secondo me meritavamo qualcosa di più a livello di occasioni. Come mai secondo te allora non siete riusciti ad avere qualcosa di più? Perché comunque nel secondo tempo siamo partiti un pochettino male, abbiamo preso subito due gol nei primi 5 minuti. Insomma, la potevamo gestire un po' meglio la partita, però complimenti anche agli avversari. Va bene. Senti una cosa invece, tu faresti complimenti a qualcuno della tua squadra, se sì a chi? Vabbè, complimenti al solito li faccio a tutti perché comunque, come ho detto anche in precedenti interviste, se facciamo un risultato comunque è grazie appunto alla squadra, quindi direi che il gioco della squadra alla fine ha premiato il risultato e credo che sia giustissimo il pareggio perché comunque gli avversari, onore agli avversari perché sono stati molto bravi e nel tempo le qualche fondatorate di qualche mese perché noi abbiamo anche portato il risultato, diciamo anche lì. Oggi comunque c'erano degli assenti, tra cui anche il capitano. Abbiamo anche qui la cugina, venga! Prego. Maria Grazia, vieni! Prego! No, dai. Ragazzi, ci ho andato prima! Maria Grazia, dai, una domanda alla cugina, dai, giusto! Dimmi una cosa, la prossima partita ci saranno i tuoi cugini o no? Io penso di sì, ora torneranno. Hanno voluto la radiocronaca in diretta da Parigi e poi è diventato un campionato internazionale. Ragazzi, vi giuro, era fantastica. Segnavano, lei esultava e nel frattempo scriveva. O registravo, dipende. Ma secondo te comunque ti sentite la mancanza degli assenti? Comunque c'era anche Francesco Cicci di Bella che mancava. Mancava il bomber, eccolo qui. Sì, penso che sia a livello tattico la mancanza di Cicci si è fatta sentire anche a livello morale, soprattutto il nostro mister che come sanno tutti è molto agitato e stimola comunque. Vabbè, sì, si è fatta sentire nel senso del mister, diciamo, dai. Comunque per la prossima partita che cosa vi aspettate? Cosa aspettiamo? Sicuramente di giocare meglio, soprattutto nel iniziare meglio, interpretare meglio la partita, perché comunque, come ho detto prima, eravamo partiti abbastanza bene, però secondo tempo ci capita spesso che iniziamo male il secondo tempo, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Va bene ragazzi, grazie mille, grazie, allora buone. Alla prossima. Ed eccoci ora con... Sì, vabbè. Ed eccoci ora con Isinisa, con il capitano e con i gemelli Derrick. Ragazzi, come vi è sembrata la partita di oggi? Giocavo in campo così da una vita, peccato che non abbiamo, le due squadre non hanno voluto dare il meglio delle proprie qualità al ritorno, speriamo che ci sia un campo migliore, con il pareggio giusto, soprattutto per farlo, non tempo meglio loro, in secondo sicuramente meglio no, entrambi i portieri sono stati abbastanza capaci del loro al massimo da voluto. Sì, veramente ragazzi. Comunque in realtà mi è sembrata una partita abbastanza contesa, diciamo. Cosa pensi delle altre squadre? Passiamo a lui, È una buona squadra, aspettiamo il loro capitano, che si chiama Manco. Noi lo aspettiamo perché la partita sarà più vincente. Speriamo nel passaggio del turno, la nostra portata. Ma secondo te comunque riuscirete, cioè siete in grado di passare alle semifinali oppure... Il nostro obiettivo non è la finale, quindi è doppio la passata. Bello, va bene, mi piace questa risposta. Capitano, al completo loro, al completo noi, e sarà una sfida vincente. E al completo il campo, senza il campo al completo. Capitano, invece tu non sei entrato in campo, come mai? Ero... la mia tecnica e il mio talento in mezzo all'acqua era spiegato, quindi ho deciso di dirigere la... di dirigere la squadra da fuori, sì. Ho capito, va bene. Tu che cosa ti aspetti alla prossima sfida? Ma innanzitutto spero che i nostri avversari siano al completo, così non avranno scuse nel caso che li portiamo. Vediamo se veramente arrivano in finale, perché gira questa voce, anche con questi commenti, su gossip eccetera, che vogliono arrivare in finale contro il Crittenti. Lo auguriamo, ma prima di arrivarci devono passare sul vostro cadavere, proprio.
Va bene, ok, allora grazie mille ragazzi. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Ah, e grazie per la sambuca. Ragazzi, fantastici, hanno portato la sambuca. Ciao. Ciao. Vedremo come andrà questa partita, che potrebbe essere comunque abbastanza difficile, in quanto comunque gli Old School sono abbastanza migliorati e invece gli Atta United, che hanno vinto loro girone. Dai! Ed eccoci di nuovo qui ragazzi, nel prepartita degli Old School e dell'Atta United. Vedremo come andrà questa partita. Gli Old School sono migliorati, ma l'Atta United comunque ha dimostrato il loro valore già dall'anno scorso, tant'è vero che sono i campioni in carica. Vedremo come appunto andrà questa partita. A dopo, ciao! A Raffaele lo devono castrare, è bene che lo capiamo. Giusto, giusto, Mirko, dai, dai, oh, buona!
fai, ma manda cosa? Vabbè, ma...